Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare delle brioche. Farò i maritozzi con crema al caffè. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 500 g di farina, 0, con un AV di 230, come proteine devono essere 12. Poi ci servirà un uovo intero, 180 ml di latte, 80 g di olio di mais, 100 g di zucchero, 10 g di lievito di birra fresco e un pizzico di sale. All'interno di una ciotola vado ad inserire il latte tiepido, vado a sbriciolare all'interno i 10 g di lievito di birra fresco, metto lo zucchero, e vado a far sciogliere questi ingredienti. Dopo aver mescolato per bene, vado ad unire l'uovo e l'olio di mais, e vado a mescolare. Bene, arrivati a questo punto posso andare ad inglobare la farina. E inizio ad impastare. Appena arriviamo a questo punto, andiamo ad inserire un pizzico di sale. E continuiamo ad impastare. Dopo aver ottenuto una palla liscia e omogenea e appiccicosa, ma tranquilli, così deve essere, copriamo con pellicola trasparente e facciamo lievitare fino al raddoppio. Mentre il nostro impasto lievita, vado a preparare la crema al caffè. Ci occorrerà 400 ml di panna vegetale, 20 g di zucchero semolato e 30 g di caffè. Come prima cosa vado ad inserire il caffè all'interno dello zucchero. Vado a mescolare, faccio sciogliere lo zucchero, metto da parte la ciotolina con il caffè e lo faccio raffreddare. All'interno di una ciotola abbastanza capiente vado ad inserire la panna vegetale, che dovrà essere fredda da frigorifero. Vado ad unire il caffè ormai freddo. E con le fruste vado a sbattere. Dopo aver montato la panna con il caffè, togliamo la panna dai bordi della ciotola, copriamo con pellicola trasparente e mettiamo all'interno del frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Sono trascorse 2 ore da quando l'ho messa a lievitare, il nostro impasto è raddoppiato come potete vedere. Adesso sul piano da lavoro vado a mettere un po' di farina.
in questo modo vado a capovolgere l'impasto. Piano piano dovrà scendere da solo. Vedete? Adesso metto un altro po' di farina sopra. E con le mani vado a schiacciare molto delicatamente. E adesso vado ad arrotolare dalla parte più lunga. In questo modo. Dopo averlo arrotolato, andiamo a tagliare delle pezzature e formo delle palline. Le pezzature dovranno avere il peso di 80 grammi ciascuno. Inizio a formare le palline portando tutto l'impasto verso l'interno in questo modo. Do una pirlatura e formo una palla liscia. Chiudo la parte sotto in questo modo e la dispongo all'interno di una teglia rivestita con carta da forno. Tra una pallina e l'altra lascio dello spazio perché dovranno ancora lievitare. E continuo fino alla fine dell'impasto. Dopo averli sistemati all'interno della teglia, li metto all'interno del forno spento con la luce accesa e li faccio lievitare fino al raddoppio. Dopo averli fatti lievitare per 40 minuti circa, adesso prima di andarli ad infornare vado a spennellare sopra la superficie un tuorlo d'uovo con 20 ml di latte. Il forno a forno già preriscaldato e ventilato, 175 gradi per 15-18 minuti. Dopo 15 minuti esatti li ho tirati fuori dal forno, guardate che sono belli, lucidi, sono perfetti. Adesso li lascio raffreddare completamente, li copro magari con uno straccetto. Adesso li vado a tagliare a metà e li vado a riempire con la crema di panna che avevamo preparato al caffè. Bene, le nostre brioche si sono raffreddate, guardate la morbidezza, vedete? Come una spugna. Tupiti! Con un coltello vado a tagliare. Ma non lo taglio tutto. Bene, adesso prendo la sac à poche dove ho inserito la panna al caffè e vado a riempire. In questo modo. E lo vado ad adagiare all'interno di un vassoio. Do una bella spolverata con lo zucchero a velo. E i miei maritozzi ripieni
di crema al caffè sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra, potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!